Ma buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buon mercoledì sera, come state? State bene? State bene? State bene? Avete passato un buon... vabbè, un buon mercoledì sera? Un attimo titubato perché ho detto, ok, magari chi mi segue oggi è mercoledì, dice, ok, sì, è mercoledì, magari uno domani che è giovedì mi segue, dice, perché questo dice mercoledì se oggi è giovedì? Devo abituarmi a dire avete passato una buona giornata e non specificare più il giorno. Questo sarà il prossimo passo per il canale. Imparare a parlare. Allora. Scusate, scusate. Allora. No, vabbè, io ho passato una giornata tranquilla. Un po'. Ho un po' sottostimato la temperatura. Mi sono vestito in maniera leggermente più leggera e. Non dico di aver preso freddo, però ho sentito il freschetto. Fa ancora fresco, d'altro canto siamo ancora in inverno. Allora, detto questo, sì, The Neverwood, tatac, e tatac. Ok, allora, primo, si vede? Sì, perfetto. Bottiglia d'acqua, qualcosa da sgranocchiare e Dio mio, dove sono gli appunti? Ah, eccoli qua. Ok. No. Load, eccoci qua. Però questo foglietto è già scritto e paccioccato, meglio prenderne un altro. Quanto non riesco a prendere il foglietto, sono una vergogna. E con la forza di 1000 uomini riuscì a strappare un pezzo di carta dal quadernino. Ok. Ci siamo lasciati. Qui non si poteva andare. Ci siamo lasciati che abbiamo aperto qua. Devo rimettere il codice o posso entrare nuovamente? Oh no, devo rimettere il codice, allora ciaone. Mi ispira quello viò. Sì, andiamo qui. Mi ispira la porta viola. Vai. Topino. Topino che fa snip. Mamma mia. Beh, già che ci siamo, mettiamola dentro. Quante cassette mancano? Per curiosità. Ah, ne mancano 5. Aspettiamo di averne ancora qualcuna e poi iniziamo a vederle, perché comunque sia, secondo me, molto viene spiegato da questi nastri. Quindi. La storia più o meno penso di averla capita, c'è questo Clog che ha spodestato il nostro padre, il re, e ha dato un orsacchiotto e si è fatto amico questo robot. Credo. Questo cos'è? Una finestra? Ah, è un memory!
Oh cavolo, no, ho cancellato. Ah. Dai, ma non rimangono aperte le case. Che cattiveria! Ok. Foglietto. Allora, facciamo così. X. X. Y. X, Z, questo qui in mezzo, W, e un altro Z, questo Y. Facciamo Landa. Y. Delta. Y. Omega. Y. Ah, quello è nuovo. Ok, questo è nuovo. Come lo possiamo chiamare? Beta. Ah, oh. W. Questo era X, ok. Questo era Z. Questo era Omega. Omega. Un altro Omega. E qui abbiamo uno Z. Gli alberelli erano Delta. Delta. Ah, questo è nuovo. Alfa. Abbiamo un altro delta. Delta con delta. Questo era omega. Questo era W. W con delta, cioè Alfa. Questo cos'era già? Questo era lambda. Oddio, quanta roba nuova. Pi, fi greco, questo la chiamiamo fi greco. Questo era W. Questo era lambda, pi greca, questo era W, no, era ah, questo era omega, no, era eccolo qui, no. Ah, era lambda. Scemo. Questo era W. Questo
un altro land. Questo era Epsilon. Questo era Omega. Omega. Questo era Land. Un altro Land. Questo era Z. No. Omega. No. Ah, questo era Beta. Questo era W. Alfa. Delta. Omega. Ok, e gli ultimi due. Un altro Delta e W. Ok, dovremmo averli tutti. Allora, tutte le W. Anzi, iniziamo dal primo. Tutte le X. Ah, vabbè. X. X. Ok, le X sono fatte. Poi tutte le Y. Ok. Poi tutte le Z. Ok, le Z sono fatte. Poi tu sei W. Ah, merda, no! Uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, rifacciamo allora. Tutte le X. Ok, poi tutte le Y. Poi facciamo questi. Merda, ho sbagliato. E questo era lambda, ho sbagliato a scrivere lambda. Ok. No, ho sbagliato a scrivere questo allora. E questo allora è... Oh,
ho sbagliato a scrivere quello. Poi abbiamo pi greca con pi greca. Ah, questo l'ho sbagliata. Questa è Z. Ok. Ok. Poi questo qua sotto è Y. Ok. Merda, questo l'ho sbagliato a scrivere allora. Per questo è il funghetto. Merda, proprio questo devo premere. Facciamo così. Questo lo lasciamo per ultimo. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Alfa. Ok, ce li abbiamo. Abbiamo W, un'altra W che è qui. Qui abbiamo questo con questo, beta con beta. Pi greca con pi greca. Y con Y, omega con omega, omega con omega, ok. Mi chiedo se me li... No, non penso che me li debba segnare questi. Che è successo, di grazia?
Ok, allora torniamo indietro. Topino. Cos'è questa cosa, questa specie di corona? Ah, qui c'è un pulsante, non l'avevo visto, pensavo fosse una mattonella. Oh? No, il topino! Se mi metto... Aspetta, aspetta. Ah, non mi aspira. Oddio, ho ucciso un topino. Che cos'è? Ma che bellino! Ah, carino come gioco! Che carino! Vieni qui? Cosa c'è col musetto? Vuoi andare di qua? Vuoi di qua? E no, cucciolo, stiamo facendo un loop così. Che bellino però sto topino. Mi piace. Però neanche una musichetta, cioè no. Sto andando un pochino a caso, non ho voglia di segnarmi le stanze. Se tra un minutino o due non ce la faccio, inizio a segnarmi qualcosa. Che bellino.
Beh, questo giro mi sa che l'abbiamo già fatto, Topino. Mi sa che mi devo iniziare a segnare qualcosa, va. Ok. Iniziamo a segnarci qualcosa. Allora, quanti piani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo. Poi, quante porte abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5. Due, tre, quattro, cinque, una, due, tre, barriera, quattro, cinque. Qui abbiamo tre, quattro, cinque. Una, due, tre. 4, 5, 6, 3, 4, 5 e 6. Qui invece ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con una barriera all'ultima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con barriera tra queste due. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sì, però una musichetta di sottofondo potevano metterla, eh. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok. Questa ci porta qua. Questa ci riporta qua. Quindi queste due sono da scartare. Cioè queste tre. E questa l'abbiamo tolta. Poi vediamo questa. Questa. Ci porta qui. Questa
Questa ci porta qui. Questa ci porta qui. Questa ci porta qui. Quest'altra ci porta qua. Questa ci porta qui. E questa ci riporta qui. Dovremmo ritornare alla fine qua giù. Ok, quindi queste le possiamo cancellare. Allora, ci manca questa. Questa ci ha portati alla 1, 2, 3, 4, alla 4. Questa ci porta qua. Ci ha portato qui. Ok, quindi questa è da scartare perché ci ha riportati lì. Va bene. Proviamo con questa. Questa ci ha portati qui. Questa non l'abbiamo mai presa e ci porta qua. Questa l'abbiamo già provata, questa non l'abbiamo ancora provata e ci riporta lì ed è inutile. Quindi via, via. Allora, qui ci manca questa porta e questa. Io direi proviamo subito questa. Questa porta che ci. Questa porta che ci. 1, 2, 3, 4. Al quarto piano, alla numero 5. Che ci porta qua dietro.
che ci porta qui. Che ci riporta al quarto piano, alla numero 3. Che ci porta sotto alla numero 4. Che ci porta a questa che l'avevamo già scartata. Quindi tutte queste altre via. Ok, l'ultima. Di questo piano ci manca questa e queste due. Quindi andiamo su questa. Ci porta questa. Che ci porta questa. Oh, su questo piano le abbiamo già scartate tutte. Bene. Praticamente il secondo piano non serve a nulla. Ok. Terzo piano. Terzo piano ci manca questa. Che ci manca questa. Che ok. Proviamo questa. Niente, anche questo è un vicolo cieco. Queste le abbiamo già provate, queste le abbiamo già provate tutte, già provate tutte. Già fatta. Ok, proviamo questa. Che ci porta qua. Ecco, questi qui non abbiamo fatto né questa, né questa, né questa. Proviamo questa. Siamo al 1, 2, 3, 4, 5. Ok, qui ci manca sia questa che questa. Io direi proviamo subito questa. Che ci ha portati qua. Qui noi abbiamo già provato la 3, quindi proviamo la 2. Che ci ha portati qui. Ma qui le abbiamo già provate tutte e tre, quindi niente. Ok, siamo al 1, 2, 3, 4, 5, al quinto piano. Ci manca l'ultima. Che ci mancano tutte e due. Che ci porta qua. Che ci porta questa che l'abbiamo già vista. Niente.
Ammazza, oh, quanto è lungo sto giochino. Ok. Questa. Niente, queste tre le abbiamo già fatte tutte. Ci mancano queste due, queste due. Questa, queste due e questa. Ok. Ok. Ok, questa è l'ultima. E prendiamo questo. Perfetto, ci porta qui. Che ci porta qui. Che ci porta qua sotto e noi prendiamo questa. Eppla là. Basta avere un pezzo di carta, un po' di pazienza e si riesce. Clayman! Andiamo, andiamo! Due cassette! Questo cos'è? Una sottiletta squagliata? Più o meno? E questo cos'è? Un aspirapolvere? Oh cavolo! Ah, si può spostare ancora! No, 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 prima allora mettiamolo nel più nel meno. Cos'è? È Willy! È Willy a testa in giù che fa... Boh. E perché non possiamo spostare questo e non lasciare qui? Se serviva solo questo non ce lo faceva spostare, quindi mi sa che avrà un altro utilizzo. Non è che devo fare... Ma veramente?
Ma perché? Cosa mi è servito, scusate? Qui non si può fare più niente? Ok, sembra che per ora qui abbia fatto tutto. Va bene. Quindi, di là abbiamo quel mostriciattolo che diceva che non abbiamo tutti i record. Quindi ancora non si potrà fare. Qui non c'era nient'altro. Lì torniamo al teletrasporto. Proviamo a riparlare con quel tipo. Intanto sgranocchio qualcosa. Eccolo qua. The guy goes and he keeps coming back. I don't get it. I wish he'd just go away. He'll probably do it again. Niente. Allora andiamo in quell'altra casetta. Bevo anche un goccio d'acqua. Cos'è? Una trivella? E come finisce, Clayman? Pecore, una pecora ha fatto una cacca. No! Con la pure vomitata. Clemen, sei un assassino! Però non posso più tornare indietro. Posso interagire con le pecore? No! Ah, posso soltanto andare avanti qua. Va bene. Occhio. Guardalo. Cos'è sto pippottino? E te pareva. Simboli. E sono fluorescenti come quegli altri. Quindi abbiamo due coppie da tre. E abbiamo di nuovo il teletrasporto.
come felice Clement. Allora, qui tornavamo a... Basta. Che rumore. Allora, qui tornavamo a casa. Qui andavamo in questo mondo. Qui avevamo tolto il gancio. E questo è nuovo. Infatti, nuova zona. Questo binario. Ah, posso soltanto andare avanti. Ok. Posso solo andare avanti. Clement, up here. E sembrava essere la voce di Willy. Clayman, up here. Di là non c'è niente, quindi per forza qua a destra. E qui c'è un orsacchio. Ah! Questo è l'orsacchiotto che avevamo visto in quel... Clayman, basta, Willy. Quello è l'orsacchiotto che abbiamo visto nel coso. In quella galleria. Il robot! Ehi, ma questi simboli li avevamo visti prima. Questa era Omega. Questo era... No, questo era Delta. E Delta, questo era Pi Greca, questo era Omega e questo era Zeta. Però, cosa sono questi da... 9... 9... 9... Ah, ho capito, mi stai dicendo. Di questi simboli, quanti ce n'erano prima? Minchia, ma devo ricordarmi quanti ce n'erano prima. Cazzo che cattivo. Allora, aspetta. Questo abbiamo detto che era... Pi greca. Pi greca ce n'erano solo due. Ma intende quanti ce n'erano effettivamente o come coppia? Perché come coppia ce n'era solo uno. Ma di simboli ce n'erano due. Vabbè, prima mettiamoli come come coppia. Come coppia ce n'era solo uno. Questi era Omega. Omega di coppia ce n'erano... 1, 2, 3. Questo era X e di coppia ce n'era 1,
due. Ce n'erano due. Ok, allora non è come coppia, ma come singoli. Ok, allora. Semplicemente il doppio. Oh, mannaggia. No, che scemo! Ho sbagliato. Capito. Torniamo indietro. Però questa è cattiveria, eh. E già non mi ricordo più quali erano i simboli. Mamma mia. Ma perché il robot è in quella specie di fossa? Come se fosse in prigione? Ok, allora qui abbiamo l'omino. Qui abbiamo la casetta con la corona. E qui abbiamo una specie di tazza con il caffè. Ok. Però adesso che torno indietro non posso tornare a quello di prima. Stai buono, Willy. Dicevo, non posso andare lì, devo ritornare in quello arancione. Che bella la faccia che fa Clayman quando sale qua. Guarda che bellino. Era la casetta con la porta viola. Quindi di qua. Allora, 1, 2, 3, 4. Ah, erano solo 4. Allora, sono in 4 e due coppie. Poi
Uno. Due. Una coppia. E due. Invece la... Ah, che non è una tazza con il caffè. Vabbè. Solo una. Quindi di nuovo 2-1. Ok. Se riprendo quella specie di ascensore, cosa succede? Spero che non ci sia di nuovo l'animazione della pecora che muore schiacciata. Mi sa di sì invece. Ma c'era bisogno del dettaglio che la, della pecora che scagazza? È bello sto gioco, lo amo. Lo amo. Qui ci sarà di nuovo la scenetta. Simboli sono sempre gli stessi. Ah, c'è una cassetta, merda, non l'avevo vista. Meno male che ho fatto la strada. Cazzo, non l'avevo vista, mi ero concentrato sui simboli e... Ok, ok. Adesso mettiamoli come singoli. Ah no, questi sono già come sì. Allora come coppie. No? Allora non ho capito. Ma va a cagare, va, era giusto. Cosa abbiamo fatto? Qui non si può più fare niente. Abbiamo spostato l'orsacchiotto e... Eh?
Comunque se c'è un'altra zona da andare a vedere, quella dietro al mostro verde dove si era collegato il mondo. Forse lì bisogna andare. Ah, questo è nuovo. Allora andiamo lì. Ah, ok, ci riporta qua dietro. Questo però ancora non l'abbiamo mai visto, eh. Proviamo a tornare indietro, magari abbiamo fatto qualcosa. Vabbè, io incomincerei a vederle. These discs tell a story. Story about good. Story about bad. These discs are all that are left of the true story. True story of the closing of the third age. Willy know that once you know this truth, then you know what to do. Okay. Listen, I tell you. It all start with Hoborg. Hoborg. A being who had to create because he had to. Perché doveva? He make a world full of beauty and wonder. This world, the Neverhood, a world where he could live forever and evermore. Okay. Hoborg thought this world would make him happy. But it make him sad. Perché era Walking solo. Around his big, beautiful new world make him feel all alone. Okay. But then Hoborg get him an idea. He said, I know. I'll make a friend to enjoy this world with me. Con che voce, Holborg? Holborg happy to have a new friend. He name him Clog. Ah. And welcome him to the Neverhood. Everything you see here is yours to enjoy. You and I shall spend all our days here together. With you by my side, I'll make more crap. No! I mean, no, Clog. This crown is the only thing that you cannot have. Aya. I am ruler of this world, the Neverhood, and a ruler needs his crown. Surely you can understand that. And now go. And explore your new home, while I go back to my throne room to plan some more people to make. So, Hoborg go to make more friends, and Clog start thinking bad things. Sitting in the throne room, Hoborg start thinking about who he make next.
Noi. Ah no. Aia. What? My crown. No, 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 lo voglio sapere, cazzo. Vabbè, basta così. Ok. Quindi Oborg è il creatore del mondo, Clog l'ha, diciamo, tradito con questo robot. E c'è questa crown. Questo spiega perché sotto il cannone c'era quella scritta. Now faster. No? Oddio, com'era già... Oddio, non mi ricordo la frequenza per aprire la porta. Dai, non mi fate perdere con queste sciocchezze, vi prego. Che cattiveria però, veramente. No, devo per forza decidere la frequenza giusta. Però non credo che... Ho il ricordo che fosse verso di qua. Tutto a destra, ma... ma... Affanculo. Ora, salviamo per ora, perché... Sì, overwrite. Quanto veloce.
Quella profezia di sparare col cannone al robot. Mi sa che è quello che devo fare. Proviamo. Dove sono i simboli? Ok, questo era uno. Questo era l'altro. Tre puntini e una linea. Ok. E quelli nuovi. Eccoli qua. Spirale. Ok, e di nuovo spirale. No, evidentemente non devo usare il cannone. Proviamo a vedere allora dove si era collegato il mondo. Sì, di qua. Sinistra. Ed eccoci qui. Eccolo qua. C'è un oggetto, questa porta. Ah, qui è dove c'era. Ah, ok, ho capito dove siamo. Questo oggetto cos'è? Però qui allora non serve. Ma magari secondo me ho mancato qualcosa. Ritorniamo dove ho risolto l'enigma, quello delle coppie.
Non ho sbagliato. Anche perché Willy diceva up here, quindi so. Ah, vuoi vedere che c'era qualcosa che dovevo vedere tipo in alto? Merda. Perché non ha detto over here, quindi verso di qua. Ma up here, qui sopra. Ho cannato io. Clog sembrava molto 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 simile a noi, McClayman. E poi abbiamo visto quella foto di quel re con scritto papà. Come siamo passati da Ottoborg a nostro padre e a tutti quegli altri sovrani. Ritorniamo giù. Piano, Clayman. Piano. Poverino. No, assolutamente no. Questo grazie allo Spirito Santo siamo riusciti a farlo, ma giuro che non ho capito. Qui dov'è il foglietto? Ah, di qua si può andare? Ah, non c'è nulla. Allora era.
Rosso 1,5. Verde 2,5. E blu 2. Infatti guarda qua quanti sovrani. Ok, qua. Merda. Qui. Ok, ok. Vediamo se sentiamo di nuovo Willy. Clayman, up here. Up here. Non ho idea. Giuro che non ho idea. Ma va a cagare. Aia. Perché Willy? Turna. Ma
Ma quindi? Clayman, up here. Non sto capendo, cosa devo fare? No, qui nella caverna non posso fare nulla. Nella caverna, in questo passaggio. Boh, magari mi ha sbloccato un altro teleport. Quello viola in alto. Qui non c'è nulla. Non posso guardare sopra. Qui non c'è nient'altro. E boh. Non ho idea di cosa debba fare o di dove debba andare. Proviamo a parlare con lui, ma non penso che... Oh, it's you! Hi, go away! Grazie mille. Abbiamo visto tutto. Qui non si può fare niente. Qui ero entrato e non serviva a nulla. Qui si torna indietro. Qui c'era la cosa del topino, ma non ho idea. Non ho idea.
Forse ho sbagliato a inserire quei simboli nel cannone. C'erano le pecore, ma non sono interagibili. Io proverei a tornare l'ultima volta al cannone e a mettere i simboli al contrario questa volta. Peccato che non ci ho pensato prima. Viene anche voglia di soffiarmi il naso. Mannaggia. Ah, non posso neanche più toccarli. Oh Gesù. Cosa ho fatto? Ah, ma vaffanculo. Quanti vaffanculo, quanto sono sgarbato. Io inserisco i cosi e poi devo cliccare e vai in altitudine. No, ma dai, ma vera. Headshot.
Dai, ma mamma mia. Ho perso tempo inutilmente. Vabbè. Felice di averlo capito. Allora, andiamo davanti al robot e poi ci lasciamo così, perché sono già le 11. Io pensavo che mettevi le coordinate, premevi fire e partiva da solo. Invece no, bisognava proprio... Ma è veramente cattivo, come... Come sistema. No, 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 devi andare giù, Clement. No, troppo. Allora, per la millesima volta. Rosso 1,5. Cosa succede se sbaglio? Allora, 1,5, 2,5 e 2. Lui. Perfetto, io direi che ci lasciamo qui. Davanti al robot. E mi sa che poi domani lo finiamo, tanto sento a pelle di essere verso la fine, quindi domani. Fino al finale. Così domani è giovedì e poi venerdì possiamo fare le navi tranquilli. Sì.
Ah, ok. Bad, good, bene. Ma era settato in cattivo. Cosa tocchi, Clayman? guarda come tocca. Robot vuole l'orso. Un robot con la camicia, eh? Con la cravatta, voglio dire. Funziona da sé. Ma è una specie di gigante di ferro. Guarda tu che budel. Aia. Ma come se fosse una merda, dai. Questo sarà Clog. È Clog. Lascia la bestia. Sandwich, a beer, sì. The player beer, treasure units. Thank you.
Ha perso il cappellino. Povere pecore. No, no. E lo percula pure. Scappa Willy! No! Ma cosa ho appena visto? Follia pura! È la cosa più folle e più divertente che abbia mai visto. Madonna, non c'era modo migliore per finire. Mio Dio! Che cazzo di capolavoro! Bellissimo! Lo amo. Lo amo veramente, è fantastico. Dai, domani lo finiamo. Signori, come sempre, grazie a tutti per aver seguito, grazie a tutti per quelli che seguiranno nel VOD. Passate una buona serata, statemi bene e ci vediamo domani. Ciao 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 a tutti. Ciao 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 ciao.